Dovendo scegliere, dove pensate sia più facile trovare pianeti potenzialmente favorevoli alla creazione di forme di vita? Attorno a stelle calde o più fredde? La domanda potrebbe apparire banale, ma in realtà non è così. La risposta ha provato a darla Omawa Shields, dottoranda presso l'Università di Washington, e il suo team in uno studio in pubblicazione sulla rivista Astrobiology. Esattamente al contrario di quanto potrebbe suggerirci il senso comune, le migliori chance per scovare pianeti simil Terra ci sarebbero scrutando attorno alle stelle più fredde. La ragione di questo anomalo comportamento va cercata nelle proprietà del ghiaccio, che assorbe in modo più efficiente la radiazione di lunghezze d'onda maggiori e quindi la luce nel vicino infrarosso, prevalentemente emessa da stelle più fredde. Così, più la luce viene assorbita dal ghiaccio, più il pianeta si riscalda. E se attorno ad esso dovesse esserci anche un'atmosfera composta da gas serra, questo fenomeno dovrebbe essere rafforzato. Dunque, per i ricercatori sarebbe più raro trovare pianeti completamente ghiacciati attorno a stelle relativamente fredde. Tuttavia, l'intensità del fenomeno tende a diminuire tra i pianeti che si trovano ai confini estremi della fascia di abitabilità, ovvero quella zona attorno a una stella dove si può trovare acqua allo stato liquido. Allontanandosi dalla stella, infatti, i pianeti tendono ad avere atmosfere sempre più spesse e ricche di biossido di carbonio e altri gas serra, che bloccano in quota la radiazione, annullando così l'assorbimento di energia da parte dei ghiacci sulla loro superficie. I pianeti ghiacciati attorno alle stelle calde sono dunque da snobbare? Non è esattamente così. Per Shields, anche la Terra in passato ha attraversato lunghi periodi di glaciazioni dove la vita era in pieno sviluppo. Dunque, anche su pianeti molto freddi potrebbero ospitare la vita, ma sarebbe molto più difficile da scovare.